primo finalista del GF VIP, ecco chi è. Nella decima puntata del Grande Fratello VIP è stato eletto il primo finalista della 2ª edizione del GF VIP. Lunedì 14 novembre è andata in onda la decima puntata del cancelletto Grande Fratello VIP. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, come sempre il GF VIP stupisce sempre. In questa seconda edizione del Grande Fratello VIP, molti sono i giovani che vi hanno preso parte, a tal punto da essere definito Grande Fratello dei giovani. Molte sono state le squadre che si sono create per gioco in casa, tante altre per complicità o complotti. Tra i giovani più ammirati, più amati e più acclamati abbiamo Luca Onestini, Cancelletto Giulia De Lellis, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser e Ivana Mrazova. Ognuno di loro, in un modo o nell'altro, ha avuto modo di scoprire il loro carattere nella casa e di farsi conoscere attraverso tante avventure e disavventure. Da Luca Onestini, lasciato in diretta dalla sua ex fidanzata Soleil, L a Cecilia Rodriguez per aver lasciato, invece, in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte ed aver iniziato una nuova e appassionante relazione con Ignazio Moser. Non manca all'appello, la cara, amata e criticata Giulia De Lellis. Il percorso di Giulia De Lellis è uno dei migliori al GF VIP. Video. Nonostante all'inizio in casa abbia dovuto affrontare numerose prove di cultura ed è stata criticata ampiamente per la sua ipocondria, ha saputo tirar fuori anche un lato del suo carattere che ha fatto innamorare il pubblico. Visto che mancano 20 giorni al grande finale, il Grande Fratello VIP ha deciso di iniziare a tirare le somme, nominando il primo finalista di questa seconda edizione. Secondo eliminato o finalista? Per tutta la settimana in nomination sono stati Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Raffaele Tonon, Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez e Daniele Bossari. Il primo eliminato della serata è stato Jeremias Rodriguez. Dopo la sua eliminazione, che ha visto degli schieramenti, chi pro Malgioglio chi pro Jeremias, gli stessi schieramenti sono stati chiamati a dare avvio ad un'eliminazione a catena. Nel primo gruppo, composto pressoché da giovani, viene fatto fuori Daniele Bossari, nel secondo, invece, Cristiano Malgioglio. A sua volta, i due concorrenti ne hanno scelti altri due da mandare al televoto flash con loro, Cristiano sceglie la venezuelana Aida Espica, mentre Bossari sceglie Giulia De Lellis. Colpo di scena, con il 40 di voti, la seconda eliminata è Giulia De Lellis. Giulia De Lellis entra in studio come secondo concorrente eliminato della serata e le vengono fatti vedere tutti i suoi best moment. Dopodiché, va in onda un video di Ilary Blasi che si trova nel confessionale della casa. La conduttrice si complimenta con l'esperta di tendenze per il suo percorso e all'improvviso si toglie la maglia ed esce un'altra sotto con su scritto 6 in finale. Infatti, il pubblico nel televoto flash non ha scelto chi eliminare, ma ha scelto il primo finalista. Come si suol dire vox populi, vox dei, il pubblico ha scelto la piccola e adorabile Giulia De Lellis come prima finalista di questa seconda edizione del GF VIP.